Il Veneto adesso, così orientativamente, perderà alcune centinaia di migliaia di abitanti, forse addirittura 1 milione di abitanti nell'arco di una cinquantina d'anni. 1 milione di veneti in meno in soli 50 anni, una vera e propria sentenza, quella dell'Istat, che racconta un territorio sempre più a rischio demografico. Invecchiamento e denatalità, queste le cause principali di una popolazione che non accenna a crescere. È una regione in cui l'immigrazione in qualche modo ha un po' mitigato rispetto ad altre parti del paese, però la forte tendenza sia all'invecchiamento che alla denatalità è fortemente presente. Immigrazione, una scommessa questa demografica che ad oggi, date la mano, non è riuscita a colmare i numeri del decremento. Il dato demografico che emerge è che noi abbiamo puntato negli anni al fatto che grazie al fenomeno dell'immigrazione avremmo potuto compensare il gap delle nuove nascite. E però abbiamo scoperto che anche queste crisi, non solo la pandemia, ma il fenomeno era iniziato già da prima, stanno rendendo meno appetibile il nostro paese come meta finale, come meta di destinazione. Una fotografia presente e futura del nostro territorio possibile grazie al prezioso aiuto della statistica che Treviso omaggia questo fine settimana con un festival. Presentato il fumetto Alex Dream, un'improbabile variabile che con i suoi personaggi e viaggi nel tempo avvicinano sempre di più i piccoli ai dati. Perché è importante che ambi i bambini abbiano la capacità di leggere i dati, di leggere dati statistici? Perché un cittadino informato è un cittadino consapevole e saper leggere questi dati è un forte impulso che si dà alla crescita democratica di questo paese.